cui sgrana. La cattedrale imperiale della città tedesca al confine con Belgio e Olanda. La cattedrale dove riposano i resti di Carlo Magno. Nel XIII secolo fu l'imperatore Federico II di Svevia a volere che una teca di alta oreficeria custodisse i resti del Rex Carolus. Oggi l'urna di argento e oro dell'iniziatore della dinastia carolingia è esposta nel coro della cattedrale. Carlo Magno guardava alla grandezza del fu impero romano, dal re dei Longobardi e poi dal re dei Franchi. Infine divenne imperatore del Sacro Romano Impero. Fu Papa Leone III a incoronarlo a Roma la notte di Natale dell'Ottocento. Si rafforzavano con questa incoronazione i rapporti tra Stato e Chiesa e dopo circa tre secoli dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente nasceva il nuovo Impero. Era stato Carlo Magno, 4 anni prima dell'incoronazione, a porre la prima pietra della cattedrale di Aquisgrana che stiamo visitando. E qui, in questa cattedrale, sarebbe stato sepolto alla morte, avvenuta 14 anni dopo l'incoronazione. Che nel XII secolo ispirò il ciclo della Chanson de Roland, la cattedrale imperiale conserva anche il trono. Il trono di un grande uomo che sapeva inginocchiarsi e con lui l'Europa e che oggi, dall'alto della Cappella Palatina, tiene lo sguardo sul trono di Santa Maria.